Salve a tutti, siamo alla lezione numero 18, l'ultima del secondo capitolo, e parleremo dei gradi terzo, sesto e settimo. Le triadi che prendono origine da questi gradi completano la nostra conoscenza sugli accordi fondati sui gradi della scala. Notiamo che il terzo e il sesto grado nella scala maggiore danno origine ad accordi minori, mentre nella scala minore gli stessi gradi danno origine ad accordi maggiori. Sul settimo grado c'è sempre l'accordo diminuito. Vediamo una scala maggiore. Re maggiore. Secondo grado. Terzo grado minore. Quarto maggiore. Quinto, settima di dominante. Sesto è un grado minore. Settimo è un accordo diminuito. Nella sua relativa minore, Si minore. Il secondo grado è diminuito, terzo maggiore, quarto minore, quinto settima di dominante, sesto maggiore, settimo diminuito. Ognuno di questi accordi può essere usato nella forma fondamentale o nei suoi rivolti 3-6, primo rivolto, e 4-6, secondo rivolto. Vediamo qualche esempio. Allora abbiamo il primo grado, il terzo grado, lo stato fondamentale, il sesto grado in primo rivolto, il settimo in secondo rivolto e infine la tonica. Vediamo un altro esempio in La minore. Allora comincia con la tonica. Terzo grado in secondo rivolto, sesto grado in primo rivolto, settimo grado in via eccezionale senza la sensibile. E infine primo grado. Ora passiamo agli esercizi. Esercizio numero 61. È in tempo tre quarti, gli accordi ci sono tutti, tutte le triadi. Mi minore. 2, 3. Rivediamo di che accordi si tratta. Tonica, settima di dominante, tonica. Sesto grado in primo rivolto, terzo grado in secondo rivolto, rivolto di settima di dominante, quarto grado in primo rivolto, settima di dominante, sesto grado, settimo grado in secondo rivolto, primo in secondo rivolto, 4-6, settima di dominante. Qui improvvisiamo una melodia. Altro esercizio, il Re maggiore, dove improvviseremo una melodia. Esercizio dove improvviseremo la melodia. Tempo 6 ottavi, così. 1, 2, 3. Un, due, tre.
ancora degli esercizi per completare l'accompagnamento. La melodia è tutta scritta, l'accompagnamento per metà esercizio è scritto come basso numerato. Nella seconda metà invece manca del tutto, però potremmo applicare gli stessi accordi della prima parte. Siamo all'ultimo esercizio, il numero 65, anche qui sarà da completare l'accompagnamento. Per avermi seguito e alla prossima lezione.